Bentrovati al nostro secondo incontro del corso online sull'ecumenismo. Il tema di questa lezione è perché e da dove attingiamo la ragione del dialogo ecumenico. Fare teologia significa essenzialmente fondare la riflessione sulla rivelazione, cioè partire sempre da quello che è il messaggio biblico. E in questo frangente riguardante l'ecumenismo, il centro è Cristo Gesù. Che cosa Cristo Gesù ci ha offerto per essere legittimati alla attenzione verso gli altri cristiani, o tra noi cristiani meglio, nella realizzazione di ciò che Cristo desidera? Allora io partirei dal capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, dove appunto noi troviamo il comandamento dell'amore. L'Evangelista ci riporta le parole di Cristo Gesù: il mio comandamento è questo: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Dunque, il criterio fondamentale delle relazionalità tra i discepoli di Cristo e Gesù è una attenzione agapica, un amore dunque disinteressato e soprattutto avente come piattaforma l'esempio di Cristo Gesù. Qui è il capitolo 15, sempre di Giovanni, il versetto 13 e 14 ci dice però qual è il criterio del vero amore. Nessuno ha un amore più grande di questo: morire per i vostri amici. Voi siete miei amici se fate quello che io comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa cosa fa il suo padrone. Vi ho chiamato amici perché vi ho fatto sapere tutto quello che ho udito dal Padre. Ecco il criterio fondamentale della ragione per cui vi deve essere tra i discepoli di Cristo Gesù una relazionalità che teologicamente chiameremmo relazionalità agapica, dove il criterio è quello di realizzare nel nostro vissuto l'icona cristica, la quale si realizza nei confronti di coloro per i quali egli è entrato nella storia, e quindi, come dice l'inno ai Filippesi, pur essendo di natura divina, non disdegnò di diventare uno di noi per amore. E questa presenza è la ragione per cui egli dona tutto di sé. E ci dice, guardate, che l'amore non è una questione convenzionale, è una questione esistenziale. Perché, dirà Giovanni nella prima lettera, Dio è amore. Se dunque noi, in virtù del battesimo, noi cristiani, diventiamo dunque figli di Dio nel Figlio, il quale ha amato il Padre fino a entrare nella storia
ed essendo dunque in tutto simile a noi, eccetto che nel peccato, è disposto addirittura alla morte di croce, allora vedete che l'aspetto agapico, l'aspetto dell'amore è fondamentale, è intrinseco alla fede dei discepoli di Cristo Gesù. Infatti, quella che è la convinzione cristiana nei confronti di quelle che sono le virtù teologali pone appunto la carità tra queste, non come una virtù sociale, ma teologale, viene da Dio e porta lo stile di Dio, come la fede e la speranza. Quindi è fondamentale avere questo aspetto. Il comando nuovo che viene giù, che giunge a noi, è amarci gli uni gli altri, però come io vi ho amati, in una dimensione agapica e realmente pronta, capace di donarsi in toto. Se manca questa convinzione, allora tutte quelle che sono le relazionalità all'interno della vita dei discepoli di Cristo Gesù sono meramente questioni convenzionali, ma non è questo che vuole il Cristo Gesù. Egli ha stigmatizzato i farisei perché semplicemente eseguivano senza cuore, senza convinzione, i comandi dati da Dio a Mosè. Quindi questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, diciamo così, della rivelazione o teologico ci viene dalla preghiera di Gesù, che noi troviamo al capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, no? Ed è questo. Dunque, Cristo Gesù conosce la fragilità, aveva già dovuto intervenire con gli apostoli a causa di una richiesta della madre dei fratelli Giovanni e Giacomo. Ma la madre chiedeva che i suoi figli fossero seduti accanto a Cristo nel suo regno, uno alla destra e uno alla sua sinistra, e Cristo risponde che questo non è compito suo, è compito del Padre. Però tra i discepoli c'è già un dibattito: come mai questa richiesta, eccetera. Gesù risponde: chi vuole essere mio discepolo ovviamente sa che le cose del mondo vanno in un certo modo, ma le cose che io offro, ecco, sono antitetiche a quelle del mondo. E sono chi vuole veramente, deve essere mio discepolo, deve stare dentro di sé ad una convinzione. E questa convinzione è: chi vuole essere primo sia l'ultimo. Il criterio che Cristo dà nella relazionalità, ecco, che non può essere convenzionale, ma non è la ricerca di posti, ma semplicemente il sentire e il trasmettere quello che nell'incontro con il Rabbi Galileo è stato appunto vissuto dall'apostolo o dalla persona che è stata in compagnia di Cristo Gesù, come direbbe appunto l'evangelista Marco. Qui al capitolo 17 di Giovanni che cosa troviamo? Questa preghiera di Gesù. Siamo nell'ultima cena. Gesù ha confidato ai suoi il suo cuore, ha parlato loro di cosa dovranno continuare a realizzare. Sarà poi l'apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi che focalizzerà, anche Luca, eccetera, tutti quelli che sono, diciamo, i passi che riguardano l'Eucaristia. Fate questo in memoria di me. Quindi questa baraka ebraica
deve essere perfezionata, deve superare la dimensione della pura benedizione nel ringraziamento per la liberazione dell'Egitto, ma è e costituisce il fondamento della nuova alleanza. Il nuovo agnello che salverà il popolo è Cristo, Cristo che si dona. E quindi questa donazione concreta che si consumerà sulla croce, al Calvario, deve essere ripresentata. Fate questo in memoria di me. Quindi ha stabilito il Cristo la nuova ed eterna alleanza. E quindi poi il gesto della lavanda dei piedi. Quindi se voi chiamate me Signore Maestro e fate bene, io cosa sto facendo? Sto facendo la ministerialità del servo che mette a suo agio l'ospite o l'amico. Qui è l'amico, non vi chiamerò più servi ma amici, abbiamo visto nel capitolo 15 di Giovanni. Ora qui l'amicizia diventa veramente la disposizione a far sì che la persona si senta a suo agio e possa essere, diciamo, serena nel rapportarsi con colui che lo ha invitato, Cristo Gesù. E la preghiera al Padre di Cristo è esemplare, e da qui noi traiamo la ragione per cui è necessario il dialogo ed è necessario che ci si incontri, anzi potremmo dire che ci si rincorra per poter fare in modo che le difficoltà possano essere sciolte e si possa realizzare un aspetto, diciamo, di verità e carità. Ecco, allora qui al capitolo 17, al versetto 20, è la preghiera di Gesù al Padre. Padre, Gesù si rivolge così: io non prego soltanto per questi miei discepoli, ma prego anche per gli altri, per quelli che crederanno in me dopo aver ascoltato la loro parola. Fa, Padre, che siano tutti una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io sono in te. Anch'essi siano in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Ecco allora che la dimensione della ricerca della carità agapica è la condizio sine qua non per la credibilità dell'annuncio, del kerigma, potremmo dire la credibilità del sensus fidei dei discepoli del risorto. Allora, la ragione per cui Cristo ha voluto i dodici, ha voluto la Chiesa e ha chiesto a loro di rimanere a Gerusalemme finché fosse giunta l'epifania dello Spirito, grazie alla quale avrebbero capito il ruolo, il mistero del loro Maestro crocifisso e risorto, è la ragione per cui deve sentirsi impegnato ogni discepolo. Quindi essere nell'amore agapico, quindi nella ricerca di una sinergia teologale, ecco, perché il mondo creda. La ragione per cui Cristo vuole la sua Chiesa è perché l'annuncio giunga a tutte le genti. Lo troviamo alla conclusione del Vangelo di Matteo. Andate in tutto il mondo, annunciate e battezzate tutte le genti. Ecco, allora la ragione per cui Egli vuole la Chiesa è che il mondo conosca quello che Lui ha fatto per l'umanità e quello che ha stabilito perché l'uomo possa ritrovare il senso profondo
di un rapporto con Dio che non possa essere meramente formale, ma un rapporto con Dio sostanziale. Ma l'identità di questo Dio qual è? Dio è amore. Allora la relazionalità, quindi l'atto di adorazione, di lode, di ringraziamento, di domanda, deve sgorgare da un gesto di amore, riconoscente, perché ha compreso che l'uomo da Dio è stato amato per primo. Non solo dunque tutta la dimensione dei patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè e i profeti, quindi tutto il grande patrimonio del monoteismo dell'Antico Testamento e quindi del fatto che Dio crea un suo popolo, lo vuole questo suo popolo, il quale è il popolo della legge. Con il Cristo la nuova alleanza è il popolo della carità, è il popolo dell'amore, dove appunto il fondamento è il trovare questo amore nel mistero di Dio. Cristo ci rivela un mistero che non, diciamo, polverizza il monoteismo, lo qualifica, un Dio solo, ma un Dio famiglia, Padre, Figlio e Spirito Santo, una comunione tra le persone divine che non intacca l'unità della natura, della sostanza, dell'essenza di Dio, questo Dio amore, anzi si espleta questo amore nella relazionalità delle tre divine persone. Quindi è fondamentale la ricerca di questa dimensione e la messa in atto di questa dimensione. La ragione per cui dunque noi dobbiamo porci in una attenzione ecumenica, dialogo ovviamente nella verità, ma nella ricerca anche della fraternità, è qui, in questi due passi fondamentali di Giovanni 15 e Giovanni 17, dove la caratteristica Giovanni 15 del relazionarsi non è quella della pedissequa osservanza della legge senza amore, senza pathos. E soprattutto fare in modo che questa dimensione invece della relazionalità tra i discepoli di Cristo non sia meramente formale, ma sia sostanziale, un amarsi veramente perché Lui ci ha amati e perché in questo amore vero, di risposta all'amore di Cristo e tra noi, ecco, il mondo creda. Allora, il costruire la relazionalità del dialogo ecumenico significa anche rendere dal punto di vista umano efficace, credibile l'annuncio, credibile il nostro impegno. Lo vedete, giustamente, sia Giovanni Paolo II che Papa Francesco ci dicono: mettete attenzione verso un ecumenismo spirituale. Io direi un ecumenismo teologale, facendo proprio il criterio del rapportarsi, dell'ascoltarsi reciprocamente, del sottolineare anche quelle che sono le realtà primordiali e fondamentali del sensus fidei dei discepoli di Cristo Gesù, proprio perché possa realizzarsi questo grande desiderio di Cristo, che tutti lo conoscano, che tutti si rendano conto che bisogna uscire da un uomo vecchio, l'uomo che ha detto di no a Dio, l'uomo che ha voluto fare una progettualità meramente antropocentrica, invece aprirsi a una dimensione cristocentrica, dove l'uomo riceve luce, salvezza e redenzione. Ma ci vuole un atto di volontà, ci vuole anche un'acquisizione di uno stile, ci vuole anche l'inserirsi nel mistero di Dio, quello che viene chiamato dalla teologia la grazia che mi polverizza, mi giustifica in virtù del Cristo giusto, mi giustifica e mi costituisce presenza di salvezza.
non per luce propria, ma per luce riflessa. E questa luce riflessa deve essere portata, ovviamente, in ogni senso di vissuto, in ogni comunità cristiana. Il vero centro, la ragione per cui noi ci poniamo in dialogo è perché noi abbiamo recepito questa mense in Cristo. In questi due momenti fondamentali della conclusione della sua vita di didascalon, di maestro, e nel momento in cui egli diventa offerente e offerta, quindi la dimensione del suo sacrificio che segna, diciamo, l'inizio della nuova e dell'eterna alleanza. Ecco la ragione per cui, perché noi dobbiamo porci in dialogo con i nostri fratelli, e i nostri fratelli si devono porre in dialogo con noi, in ragione proprio di questa volontà, di questa mens cristica. Se noi vogliamo essere veri discepoli di Cristo e vogliamo realizzare quello che è lo stile che Lui vuole e l'efficacia che lega allo stile lui indicatoci, dobbiamo concretamente essere orientati a questa dimensione, a questo aspetto. Ecco il criterio fondamentale. E allora è importante vedere come già nei primi passi della Chiesa, ecco, troviamo la necessità di un sentirsi in accordo. Primitiva comunità cristiana, subito, capitolo 2, versetto 42 del libro degli Atti, ci dice che c'è questa grande armonia. In questa grande armonia vengono riconosciuti, voluti, quelli che sono i ministeri. Pietro dice: noi, lui e gli altri undici, dobbiamo compiere un ministero, la proclamazione della parola, quindi la preghiera, quindi il presiedere, l'edificare l'Ecclesia attraverso lo spezzare del pane, la preghiera, però vi sono altre realtà che devono fare in modo che sia visibile questa comunità di amore, ed è l'attenzione nei confronti delle vedove e degli orfani che provengono anche da non solo da Gerusalemme, ma persone che sono venute a Gerusalemme e hanno aderito al Kerigma e quindi appartengono a varie culture, a vari linguaggi. Ebbene, Pietro dice: è necessario che si provveda. Ecco, in virtù di che cosa? Non di un discorso di ordine, ma per realizzare lo stile cristico, e lo stile cristico è lo stile agapico, l'amore. Ecco allora la determinazione dei sette, che in senso lato vengono chiamati appunto diaconi. Perché? Perché non venga meno la fraternità, che non ci siano ingiustizie e che tutti si sentano realmente amati, si sentano fratelli, si sentano considerati e possono percepire questa realtà. Ma, e questo viene recepito anche dall'esterno. Tant'è vero che il libro degli Atti ci riporta questo, la concezione di coloro che vivevano a Gerusalemme accanto a questa comunità, o semplicemente conoscevano questa comunità: guarda come si amano. Ecco, è l'amore, cioè il provvedere, la ministerialità all'interno della Chiesa, sia ordinata che istituita. Ecco, anche ultimamente Papa Francesco ha istituito la ministerialità stabile del lettore, dell'accolito e ovviamente anche del catechista, quello che erano i didascali. Ecco perché ci sia proprio questa armonia,
non per un ordine meramente così sociologico, orizzontale, perché ci sia la dinamica dello stile della Santissima Trinità, che è l'amore, nella vita della comunità di Cristo, che non può, se vuole essere tale, tradire lo stile che Cristo vuole. Ma ancora poi, di fronte a delle difficoltà teologiche, come avviene? Ecco, noi sappiamo che ad Antiochia viene accesa, tra ad Antiochia e Cesarea c'è un problema. Il problema, allora, chi viene dal paganesimo, chi viene dalle nazioni, deve ricevere la circoncisione o può ricevere immediatamente il battesimo? Ecco che Pietro ha una visione e vede che è essenziale lasciare la libertà, quindi non obbligare a questo. Paolo è un po' più dubbioso. E come avviene la dimensione della carità? Paolo e Barnaba, di fronte a questa diatriba, perché alcuni che erano provenienti dal mondo dei farisei ed erano diventati cristiani sostenevano questo. Ecco, c'è il primo concilio, il capitolo 15 del libro degli Atti degli Apostoli, il concilio di Gerusalemme. E qui la lealtà di esporre le problematiche e vedere quale sarebbe stata la mens Christi, come avrebbe agito il maestro. Il maestro non si è mai negato a nessuno. Il maestro è andato a casa di Zaccheo, il pubblicano, e l'ha salvato. Il maestro ha accolto la peccatrice. Il maestro ha difeso l'adultera. Cioè, lo stile del maestro non è lo stile della dimensione, potremmo chiamarla così, conservatrice, ma è un entrare nella logica del desiderio di chi si avvicina a Cristo e di quello che è ad essenzia. Paolo direbbe quello che viene dalla carne è carne, quello che viene dallo spirito è spirito, no? Quindi non è la circoncisione, diciamo, materiale che conta, ma il vero culto a Dio. Noi stiamo, dice Paolo nella lettera ai Corinzi, noi stiamo dando il vero culto a Dio. Ma ecco che il dialogo, quindi potremmo chiamarla la sinodalità, la prima sinodalità lì a Gerusalemme, è proprio il frutto di che cosa? Di questo senso profondo della virtù teologale, certo, della fede, quindi la rivelazione che cosa Cristo ha fatto suo e che cosa dunque non può essere mutato, è questo andare incontro, è il superare la legge, non confonderla, cioè non negarla, ma perfezionarla. È la vera, diciamo, circoncisione del cuore, l'amore. Potremmo dire che, tra virgolette, il primo gradino, tra virgolette, circoncisione che ci vuole per essere discepoli di Cristo e quindi avere il battesimo, è l'amore. E quindi è qui che entra in gioco tutto l'aspetto fondamentale. Lì è il dialogo, però il dialogo ha bisogno di una verità. Chi deve dare l'ultima parola? Coloro che Cristo ha costituito maestri e apostoli. Ecco allora che, certo, Giacomo, il vescovo di Gerusalemme, potremmo così, e l'episcopo di Gerusalemme, dice: non possiamo imporre a nessuno che viene dalle nazioni la circoncisione, ma chi dà l'ultima parola è Pietro. È coloro che già nella dimensione, vedete, del dialogo, che parte essenzialmente dalla mens Christi, dallo stile di Cristo, dalle indicazioni precise e dal suo mistero, c'è accanto una ministerialità.
che rende possibile che cosa? La verità nella carità. Ed è questo allora il compito importante che sorge per noi. Perché il dialogo ecumenico? Perché è necessaria focalizzare l'aspetto datoci da Cristo Gesù, ed è la carità, l'amore. Allora, se c'è questo aspetto, anche il dialogo ecumenico andrà verso la verità, perché Cristo è la verità, ma Cristo è anche l'aspetto agapico del Padre per noi, è dato a noi. Ecco allora che concludiamo questa lezione proprio con questa convinzione. Perché il dialogo ecumenico? Perché Cristo ci ha chiesto di essere grandi nell'amore, testimoniando l'icona di Dio, e soprattutto ha chiesto al Padre che noi viviamo l'amore concretamente, l'aspetto agapico, teologale, perché il mondo creda all'annuncio che lui ha dato ai suoi apostoli di andare in tutto il mondo e di fare discepoli tutte le genti, battezzando.